Ciao bambini, ben ritrovati. Oggi, dopo i tanti consigli che vi hanno lasciato i miei colleghi, cerchiamo un po' di giocare con queste bellissime regole. Dovete sapere che ogni cibo ha le sue caratteristiche, le sue qualità. Per esempio, troviamo nel latte tantissimi minerali importanti, come per esempio il calcio, esatto. Nella pasta troviamo delle sostanze che ci danno le energie. Nella carne, nel pesce e nelle uova e tante altre cose, come i legumi, troviamo le proteine. Ma nei legumi non troviamo soltanto quelle. Nei legumi ci sono anche le fibre. E poi, come dimenticarsene, nella frutta ci sono tantissime vitamine. E allora, non ci resta che giocare con la varietà per poter costruire un menù sano ed equilibrato, ok? Quindi, guardiamo un po' come possiamo fare. Sapendo che ogni alimento ci dà quello che ci serve e dobbiamo prendere un po' tutto, come funziona per i colori di frutta e verdura, per stare in forma a partire dalla colazione. Pasto in cui possiamo assumere un latte al cacao, delle fette biscottate integrali con la marmellata e un frutto di colore verde. A merenda possiamo aggiungere il secondo frutto, in questo caso bianco, una mela, e iniziare ad assumere i nostri 8 o 10 bicchieri d'acqua quotidiani. A pranzo, una buona porzione di carboidrati provenienti magari da una pasta con i legumi, le proteine di un po' di formaggio e delle verdure, in questo caso rosse e pomodori. Merenda, adesso ancora un po' di calcio, dei frutti di bosco e dei cereali integrali. A cena, una porzione di pesce, delle patate prezzemolate e un'insalatina, magari con aggiunta di carote. Allora, avete visto? Queste erano soltanto alcune idee. Adesso tocca a voi. Andate in cucina e divertitevi a mangiare bene con i vostri genitori e la vostra famiglia. Perciò, ci vediamo al prossimo video di Maestri del Gusto e ricordatevi di giocare con la varietà. Ciao!